Ciao a tutti, eccoci qui per questo nuovo appuntamento con In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Catieri. E con me Nicola Rizzardi, lo chef. Bene, oggi prepareremo delle mazzancolle con una panatura aromatizzata all'arancia, un'erbetta aromatica il timo e accompagneremo come verdura del finocchio che andremo a stufare, frullare e incamerare un po' di ricotta per dare un po' più allora, di consistenza. Pesce oggi. Sì, oggi è pesce. Può essere servita come un antipasto o ovviamente aumentando di qualche numero di unità certo. Di mazzancolle come secondo. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo l'olio extravergine di oliva, ricottina, sale, arancia, aglio, mollica di pane, finocchio, timo e mazzancolle, gamberoni, come vogliamo chiamare. Innanzitutto partiamo con la cottura del finocchio che abbiamo lavato. Sì, viene cotto su una base di olio, aglio. Ah, olio e aglio. Sì, possiamo profumare con un po' di erbetta aromatica come quella del timo, no? Schiacciamo l'aglio, andiamo a incidere, rosoliamo un po' l'aglio, profumiamo con qualche rametto di timo, aggiungiamo, senti che bello questo profumo, è ottimo, scottilio. Mettiamo un po' di sale, dai una girata e copri, così si stufa. Nel frattempo prepariamo le nostre mazzancolle da gratinare in forno. Gli lasciamo la testa e la coda, togliamo la parte centrale, così, ecco qui, e poi ovviamente dobbiamo incidere sulla parte del dorso. Si toglie quel filo che c'ha. Questo budellino chiamato quest'altra mazzancolla, incidiamo la parte superiore, allarghiamo così, eccolo qua. Ah sì sì. Prendiamo, tiriamo piano piano e lo togliamo. Vedi come si toglie. Perfetto. Andiamo a preparare la panure da mettere sopra. Ovviamente questo è un attrezzo che abbiamo tutti a casa. Mettiamo questo un po'. È pane raffermo? Pane raffermo, tolto la buccia. Sì, sì. E prendiamo solo la parte bianca, no? Certo. Mettiamo mollica, mettiamo un filo d'olio che ci aiuta a frullare. Mi dai la grattugia? Andiamo a grattugiare un po' di buccia di arancia. Ecco, senti che già profuma bello. E ad incamerare anche un po' di succo di arancia, bello premuto qui, così. Profumiamo con un po' di timo anche, che con la mazzancolla ci sta. Ci sta bene il timo? Benissimo. Io non ho mai usato il timo nel pesce. Sì. Andiamo a chiudere e avremo la nostra panur. Eccoci qua. Adesso che aprirò, vedrai se sentirai un profumo. Ecco qua. Mamma mia, che spettacolo. In una placchetta da forno adagiamo le nostre. La placchetta questa, dici? Sì. Ovviamente siamo forno, all'ultima tecnologia. Sì, sì, vengono messe in forno per essere gratinate, no? Un filo d'olio, pizzico di sale, via un cucchiaio, così andiamo a cospargere. Ah, senti che bello. Mamma mia, che profumo. Questa mollica profumata. Mi piace mangiarla proprio così, veramente. Mi piace, sì. Cruda. Eccoci qua. Perfetto. Vengono proprio coperti, praticamente. Sì, sì, coperti. Beh, perfetto. E li andiamo a gratinare per una quindicina di minuti a 180 gradi in forno. Ovviamente il forno l'abbiamo un attimo
preriscaldato e andiamo ad infornare. Ah. Antonella, che forno! Bellissimo! Semplice, lineare, ma sì, veramente laborioso. Sì. Ha la funzione pirolitica. Adesso andiamo a frullare i nostri finocchi, incameriamo un po' di ricotta e poi uniremo il piatto. Eccoci qui, Antonella. I nostri finocchi si sono stufati, adesso andiamo a frullare. Le nostre mazzancolle in forno sono pronte. Sì, manca solo qualche minuto, il tempo proprio di frullare qui. Frulliamo prima i finocchi e poi amalgamiamo un po' di ricotta, sa, per dare un po' di quella consistenza in più. E poi un po' di ricotta a me piace sempre gustarla. Con le verdure. Giorni, mangiarla la ricotta. Per me roba di formaggi ne vado pazza io. Abbiamo la nostra bella ricottina, che è da 100 grammi. Ecco qua. Perfetto. Ah. Gratinatura omogenea. Che spettacolo. Ma sul piano pure? Sul piano. Andiamo ad impiattare le nostre mazzancolle. Eccoci qua. Eccoci qua, belle. Una gratinatura perfetta. Mi sa che questa è la stagione. Omogenea. Di oggi, eh beh, siamo qui anche per. Vero, Nicoli, posso mangiare qualcosa? Io assolutamente sì. Oggi andiamo mangio io. A mettere una nostra. Il pesce non lo lascio io. Spumetta di. Non mi invidiate. Vabbè. Quelli ci invidiano perché mi prepari a me, capito? Certo. Decoriamo con un ramettino di finocchio. Il piatto è pronto. Ovviamente ci auguriamo che questa ricetta vi sia piaciuta e la potete prepararla a casa. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.